questo punto di vista, credo che la cosa più formidabile di Romano sia questa idea della cucina artistica. La cucina è fatta, così come gli atelier degli artisti, da una tradizione che ha dei riferimenti importanti. Cellini, non si può non ricordare Cellini e il suo trattato, non si può dire è superato, perché la fusione di Cellini è un modello a cui si ispira chiunque voglia fare un bronzo. Quindi il percorso che ha portato a queste immagini così minuziose, dettagliate, naturalmente con interpretazioni che possono essere più o meno legate a una deformazione, un modo di esprimersi della forma è la deformazione. E allora lo vedete in questa Medusa, che non è più quella che ha concepito Caravaggio, ma in fondo non è neanche troppo lontana da quella. E come devi fare una Medusa, se non risalendo alla iconografia delle Meduse? Quindi questa coerente attitudine a partire dall'idea che la scultura non è morta, la forma non è morta, la tradizione e il mestiere non sono morti, e credo la consolazione dell'opera di Romano, che ci porta a venire qui a vedere una mostra molto diversa da quelle che uno immagina quando pensa all'arte contemporanea, dove deve vedere delle cose che appunto sono per forza deflagrate, hanno perso consistenza, forma e dimensione, e devono essere delle idee. E allora voi qui vedete le immagini di una fonderia. Quello che ho capito, qui siamo probabilmente ad Agnone, perché Marinelli è il fonditore di campane, e se tu vuoi fare una campana oggi, come la farai? Con una campana? Se no, faccio una campana in cui non si vede la campana. Quindi io credo che lui abbia fatto, la mattina si è alzato e ha detto, io cosa faccio? Una scultura. Cosa devo fare? Una scultura. Come la faccio? Come una scultura. Un uomo semplice. Non si è posto il problema di essere originale, perché chi si pone quel problema in realtà determina una forma di perversione. Ed è quindi abbastanza appassionante che arrivando in una città importante come Bari, uno vada a vedere una mostra dove quello che è promesso si vede. Voi avete avuto un invito per vedere la mostra di uno scultore e vedete delle sculture. Le sculture rappresentano dei soggetti mitologici, religiosi, legati a persone, che sono quelli che hanno avuto una lunga storia, ma non è che siccome fu fatta una scultura di un uomo nel V secolo d.C., Michelangelo non poteva più fare il suo Davide. Sono passati molti anni e Davide ha fatto il suo bronzo di Riace, Michelangelo a distanza di un millennio e mezzo, forse due millenni, dalla concezione dei bronzi di Riace. E perché dopo 100 anni, dal momento in cui la scultura ha rappresentato il nostro risorgimento, uno dovrebbe dire è finita? Non è finita, è una forma di disperazione, è una forma di ateismo culturale, è una forma di rinuncia, quella di dire non si fa più. Quindi il fatto che un artista stia in una fonderia, elabori delle forme, ci induce a valutarle a seconda della sensibilità che abbiamo e dei confronti che possiamo fare, ma non a mettere in discussione che egli sia contemporaneo, vivo e attuale. Per cui, dal mio punto di vista, questa spedizione è la conferma di una cosa che io penso da molti anni, quando era impossibile perfino dirlo, lui si sarà accorto, avendo un'età non lontana dalla mia, che oggi queste cose si possono dire, ma negli anni 60 e 70 rischiavi di fare la fine di Annigoni o di artisti che in quanto bravi erano totalmente marginali. Perché questo dico per quello che ho visto dalle immagini, per quello che vedo dalle sculture prevalenti nell'ambito del tema mitologico o del tema religioso o del tema civile. Effettivamente ha ragione Romano a mostrarmi questa cultura nella quale lui, mantenendo fede al soggetto, in questo caso un soggetto che è dentro di noi nella tradizione cristiana, tenta una espressione nuova. E come vedete c'è per esempio una fusione fra Cristo e la croce. Cristo e la croce in qualche modo sembrano la stessa cosa, non sono una croce su cui poggia il corpo di Cristo, ma Cristo è la stessa croce, quindi il simbolo e la realtà sovrappongono. È un'idea che ha una sua forza, perché poi c'è il frammento con le mani, non vedi l'anatomia, vedi mani, piedi e volto, e la singola che diventa una fascia, quindi evidentemente una insoddisfazione rispetto a una lunga tradizione porta perfino Romano a sperimentare.
che vuol dire tentare un paradosso che è l'astrazione della figurazione, cioè Cristo diventa la sua stessa croce, la croce e Cristo coincidono, è un percorso che è evidente a vedere l'opera, che poi ci possa più o meno piacere o possa essere la testimonianza di una, come dire, momento di strettoia, perché si sente che dovendo andare avanti tu rischi di ripeterti, quindi devi riuscire a trovare una formula, che è quella che ha portato per esempio Fontana, l'artista di cui parlavo prima, a essere prima un ceramista con delle forme riconoscibili e poi improvvisamente diventare completamente astratto. Non mi auguro e non gli auguro di diventare completamente astratto, quest'opera potrebbe indicarci quella strada, ma per intanto è un modo per dire Cristo è la sua croce, e se io, come lo dico, Cristo è la croce può diventare anche il suo corpo, quindi è una traduzione in forma di una parola, che è quella del tema della croce, e mi pare che sia comunque molto suggestiva. Intorno ho visto, nel catalogo ho visto invece una più attenta, un più attento ossequio alla scultura tradizionale, che è quella che ho cercato di dire, non può significare che lui sia fuori dalla storia o sia dentro una tradizione superata, vuol dire che se uno medita può anche arrivare, mi ricordo anche tu, che mi conoscerai bene, che ha fatto alcune deformazioni a un impianto assolutamente classico, di cui è stato preparato un museo in questi ultimi mesi, si chiama Kossuth, un artista che è stato bravissimo e che adesso ha un museo in Città della Pieve, che è stato sempre guardato come se fosse un artista superato, ma superato da che? Non è che l'arte è una corsa a ostacoli, l'arte è il luogo dove uno rappresenta il suo sentimento, la sua visione. Allora, quello che noi vedremo qui può essere in taluni momenti in qualche modo limitato da un virtuosismo, cioè il virtuosismo, che è una forma di estrema abilità, può essere più che un modo di fare qualcosa di nuovo, un limite, perché uno si compiace della sua forma. Qui per esempio c'è la negazione del compiacimento, quindi come se lui avesse detto non voglio rischiare di diventare un manierista, cioè di fare qualcosa che è una maniera di quello che ho già concepito, e quindi cerco una strada che è una forma di liberazione. È molto interessante, adesso io la mostra non l'ho vista nei dettagli, ma mi pare che da quello che ho visto della lunga ricerca, soprattutto mantenendo quello che ormai gli artisti hanno pensato non ci sia più, ma mantenere i rapporti con le istituzioni, in particolare con la Chiesa, vuol dire tenere vivo quello che è l'anima per uno scultore, che è il committente. Lui ha avuto il privilegio, rispetto a molti artisti, di avere un committente. E quel committente è il primo committente che si possa immaginare, la Chiesa, che tende a perpetuare l'immagine del Cristo, Cristo crocifisso, Cristo nella Via Crucis. E quindi il privilegio di Romano è aver avuto un rapporto con chi voleva che lui mantenesse quella tradizione che altri avevano cercato di cancellare. Questo credo che sia il suo merito e anche la sua fortuna. Quindi oggi vediamo una parte della sua produzione legata, come indica anche il catalogo, al rapporto con la Chiesa, una Chiesa che oggi ha un Papa nuovo che la rende di nuovo forte e vigorosa, con tutti i problemi che leggiamo, e dall'altra parte, sempre all'interno del tema religioso, il tentativo di trovare un linguaggio diverso e che sia meno compiaciuto nelle forme della grande tradizione. Quindi io mi auguro che ognuno di voi, vedendo queste immagini, faccia delle riflessioni, pensando che è possibile oggi anche essere scultori ed avere delle buone capacità, cosa che sembrava fino a qualche anno fa impossibile, cioè uno bravo veniva guardato come se fosse fuori del mondo, come se quel mestiere che aveva coltivato fosse una colpa. Ecco, io credo dalla faccia, dall'opera, che Romano sia un uomo fortunato perché è vissuto senza il senso di colpa, lui non si sente colpevole di essere bravo, è felice di esserlo per la nostra felicità. Grazie.